Ma buonasera, buonasera a tutti, buon lunedì sera a tutti. Come state? State bene? Tutto bene? Passato un buon fine settimana? Bene, sono contento per voi, perché io no. Stamattina ho fatto il test per vedere se fossi negativo o positivo. Sono negativo e a mia grande sorpresa, dove dovrebbero comparire le barre è comparsa soltanto la C. E quindi il test era valido e non so come sono negativo. Magari ancora in incubazione, ma i miei sono positivi, il mio sono negativo. Vabbè, non so per quale strano miracolo, ma ho la gola a pezzi. Sembra che le mie tonsille, la mia gola stia per esplodere. Ogni volta che deglutisco mi viene proprio come se facessi fatica, però non sono spossato, stanco, brividi, quello no. Vabbè, diciamo che nella sfortuna sono stato un po' fortunato. Infatti ieri e oggi volevo mettermi al computer per finire di caricare le cose o anche per cazzeggiare un po'. Ho acceso il computer, poi non avevo neanche più voglia, ho aspetto, sono stato praticamente tutto il giorno a letto. Domani devo uscire. E dato che sono negativo, esco, mi metterò la mascherina e spero di non stressarmi troppo. Boh. Vabbè. Vabbè. Allora. Fallout. Eccolo qua. Oggi proprio rilasso, rilasso. Dov'è Fallout? Eccolo qua. Sono abbastanza cotto, mi sono anche preso un goccino di Sambuca perché magari mi aiuta con la gola. Tanto la Tachipirina la prendo prima di andare a letto e quindi non dovrebbe dare problemi. No, è veramente strano, per il resto, cioè, sto bene, non sono stanco, ma ho questa cazzo di gola che boh. Creatore di disgrazie. Cos'era l'altra volta? Architetto del male? Continua a cercare indizio di identità di Android oppure informa Zimmer che l'Android è morto. Allora, aspetta, intanto mi tiro un goccio di Sambuca qua. Mi soffio il naso e prima esploriamo un pochino. Ah, intanto che faccio queste cose, giusto per curiosità, mi sono messo a vedere delle recensioni su questo benedetto DLC. E mai come, cioè, c'è sempre stato chi diceva bellissimo, bellissimo, e chi è una merda, una merda. C'è sempre stato, ma mai come questa volta c'è ancora più discrepanza. Torri, tolte le recensioni cinesi che hanno inondato di negativo, di non consigliato e bla bla bla. E dico la verità, questa cosa mi ha molto incuriosito. Quindi, annaggia a non poterlo giocare subito, ma mi ha molto incuriosito e non vedo l'ora di provarlo con mano. Allora, vedo che ho dei fucili d'assalto cinesi belli. Vabbè, questo qui lo posiamo e ne consigliamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo se riusciamo a raccattarne altri 4.
Così almeno facciamo. Mi sono cagato addosso. Così almeno facciamo 10 a botte e mi ricordo quanti ne ho. Oh, dai, ma fatemi giocare tranquillo. Mamma che antipatici. E hai appena sprecato le mie future granate. Grazie mille. Allora, signorina. Signorina? Oh, sapevo che tutte le merci di Madame Panada sono di ottima qualità. Arca miseria, lei non ce l'ha. Vediamo se ha lei ne ha almeno uno. Sei qui per comprare qualcosa? Guardati intorno, li troverai tutti qui. Niente. È stato sfortunato questo giro. Mi devo di nuovo soffiare il naso. E va bene, consegno 6 e spero di ricordarmi. Mannaggia. Non mi guardare con quello sguardo da satanata, Dio santo. Allora, mettiamo prima via quello bello. Bentornata a casa. Ok. Sulla testa. Che vuoi? Goccino di Samuchina? Ci sta, ci sta. Oh, che buona. Che vuoi? Che Che succede, killer? Avete bisogno di pistole o le pistole? Avete bisogno di un'armatura o anche quella? Ah. Bene, allora me li prendo. Ora fammi controllare quanti altri me ne servono. 14. Non male, non male. Ma ho ancora bisogno di qualcosa in più. Continua così.
Nessun problema. Vabbè, intanto io mi libero di questa. Mi libero del tirapugni e... Va bene così, dai. Grazie. Allora, esploriamo un po'. Esploriamo un pochettino e poi andiamo a cercare papà. Quando ero qui ho visto che c'era un complesso, una struttura che mi aveva molto... Ah, che palle. Che mi aveva incuriosito e volevo andare a vedere. Quanto sono pesante? 70. Ah, questi sono andati via? Allora, già che ci sono... A posto così? A posto così, dai. Allora, dicevo. Sembrava di aver visto un complesso, una struttura molto interessante. Ok, lì abbiamo satelliti. Ah, eccola qua. Subito qua. Sono curioso. Pregando il Signore che non ci siano Deathclaw in giro, perché comunque sia... Ho visto una luce? Con ordine. Iniziamo da quella, che è la più vicina. Aspetto giorno, che mannaggia, non ci vedo nulla. Non ti spezzare le... Perfetto. Buonasera. Porca puttana. Sempre sto cacchio di scasso a 100. Un ardito. Da sopra. Mi dia un secondino che guardo la catapecchia.
Port Costantino. Ah, quindi è militare. È roba militare. Merdina. Purtroppo non ce l'ho le granate contro i robot. Allarme, operazione di sicurezza. Vai giù. Attenzione, e dai, ero lontano, che palle. E ha fatto volare via anche mille... Porca puttana. Spero che non abbia fatto volare in giro della roba. Perché non la troverò mai più. Buonasera. Apri porta base co. Ok. Lei un maleducato. Guarda che sporcizia. Grazie. Ok. vabbè. T'ho visto, eh? T'ho visto. A posto così. Porca miseria. Calmi. Arca miseria perché pistole proiettili, poteva essere scasso. Vabbè. Qui cosa c'è? Ah, qui l'entrata posteriore. Tutto mio, tutto mio, tutto mio.
Manila! Ma ciao! Arrivo subito da lei, tesoro. Tutto vuoto, qui non c'è niente. Chiave necessaria. Armi pesanti e codici di lan. Il modo migliore per vincere in una discussione è farsi sentire di più. Esatto. Quindi adesso quanto siamo con armi pesanti? Oh, 92. Mi devo assolutamente ricordare di questa cosa, ma non mi ricorderò perché ci sono già tante cose che devo andare a recuperare. Come sono messo con il peso? Vabbè, tanto il teleport. Andiamo a vendere e torniamo subito qui. Andiamo direttamente a Megaton, dai. Così depositiamo e via. È bello vederti viva e vegeta, signora. Non armi niente. Anzi no, depositiamo e basta, vendiamo dopo. Ok. Tutto qua. Qui dobbiamo mettere lei e lei. Il resto tutto qua. E visto come... Vista la densità, l'alta densità di robot, prenderei delle granate... Per i robot. Avevamo anche uno stealth boy. Quantum. Stealth boy. E a posto così. Ah, mi sono dimenticato di prendere le granate. Vabbè. Ufficio personale. Buonasera. Ah!
Si è buggato? Lui è un po' più pericoloso, ok? Possibile, continua. Punti rossi, punti rossi. Pulito. Ok, dammi il livello. Mannaggia. Punti rossi, punti rossi. Sopra. Ok, fatto il giro ed è pulito. Allora, piano terra. Oh, ciao bellezza. Mi servivi proprio. Condizioni, immagino che tu sia... neanche troppo cattiva, eh? Ok. Ok, mi bagni, sono... Non l'avevo vista, mi scusi. L'ho camminato sopra senza vederla. E i bagni sono puliti. Scrivania niente. Ok. Grazie. Ah, me ne servono due di libro. Allora, speriamo, o due di scasso o almeno uno di ripara. Ok, tutto pulito. Qui direi di no. Qui è chiuso. Qui si sale. Difficile, ok. Ah. No, dai. Mannaggia. Quanto la fanno difficile. Livellino. Allora, ci servivano
60 esplosivi, così ci prendevamo il danno con esplosivi e bla bla bla. Questa abbiamo preso, aspetterei di arrivare al 100 con i libri. ...74... e io continuerei con mischia, furtivo e disarmato. Sì, lo so che sarebbe più saggio mettere due punti qua e quattro qua, però mi sembra di sprecarli. Voglio aspettare di trovare i libri. Non bisogna avere fretta. Ok. Perfetto. Salvataggio tattico. Pushed. Allora, dopo lì, dopo. Ah. Allora sopra. Ah, vabbè. Giusto per prendere quel goccino di exp. Ah, ne è rimasto solo uno. A posto. Va bene. Tutto. Quanto siamo? Ok.
E invece qui cosa abbiamo? Ah. Ok, allora veloce. Veloce, veloce. Vuoi qualcosa? No, grazie. Sì, una cura per il mio mal di gola. Sembra che tu sia ferita. Anche quelle pesano. Signora, posso suggerirti di... Allora, vendere, 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 vendere. Adesso le luci pilò, la roba per la shish kebab possiamo anche venderla tutta. Tanto ne abbiamo. La tua infermeria. A posto. E questo è l'ultimo giro e poi mi sa che abbiamo finito questo forte. Ho sbagliato completamente. Senza pietà. A posto. No, questi il gioco non vuole. Scusi, eh. Ho pulito tutto. Quindi devo andare sul terrazzo, che è di qua. Belle mimetizzate. Sul furgoncino non ci sono scatole, ok. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è?
Ok. Mi devo ricordare che qui c'è roba importante. No, vabbè, quella è lontana. Andiamo a vedere quel gruppo, quell'infrastruttura. Ah, è un robottino. Vado a vedere quel gruppo di infrastrutture laggiù. Tu bellezza? No, perché tu sei la bocca per i missili. Eh sì, andiamo lì. Peso? 158. Baracca. Oh, salve. Ah, rinnegati. Ok. Porca. Salta però, cucciola. Salta. Niente. Se salti, la prendiamo. Niente. E come si può raggiungere quella bottiglia? Mi sparo? Cade? Oppure riesco a prenderla da qua? Scusate, non volevo. Non era mia intenzione. Avrei dovuto usare la pistola silenziata. Palle. Aia. Ah no, mi sono fatto pure nemico. E tutto questo perché volevo prendere quella maledetta bottiglietta. Allora, facciamo così. Ok. E andiamo di pistola silenziata.
Ok. Adesso però il peso... proprio limite, limite, limite. Sblocchiamo soltanto il viaggio rapido. Ma l'orsacchiotto non attacca il coso? Cosa ti serve? Vabbè, visto che sei qui, ti sfrutto un attimo, ma... Ah, cavolo. Abbiamo qualcosa di un po' più pesante da vendere? Piacere fare a... va bene, va bene. Almeno mi sono liberato un po' il peso. Ah, predoni. Quello è il simbolo dei predoni. La puttana di tua mamma. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Vorrei lootarlo, ma vedo che la situazione... Dove è caduto? Ma io vorrei lottare quello che... Boh. Mi sa che, visto come cosa è successo, è caduto sotto le texture. Vabbè, mi allontano, faccio il viaggio rapido e ritorno. Qui va bene? Qui va bene. Siamo arrivati a City? Hai deciso di dare un'occhiata? Allora. Ok. Hai una mitraglietta? No.
La natura atomica. Guarda, le prendo solo perché costano poco. Queste le prendo. Ah, perfetto. Questi possiamo anche venderli. Le palline non si toccano. Ma va bene così. Cliente è chiuso per una ragione. Depositiamo, ci curiamo e torniamo. E poi ho visto anche una... quanta gente? Ho visto anche una tenda. Questo via. Vabbè, questa la depositiamo. Andiamo solo di pistolina. Mettiamo le palline a posto. E ok. Via. Qui si può entrare, però io voglio andare a scassinare quell'altra apertura. Qui ovviamente quel corpo, figurati se riuscirò più a trovarlo. Ok, penso di aver capito dove sei. Buonasera. Sarà divertente. Falli a pezzi. Potresti soltanto restare immobile. Guarda che cazzo di ubriaconi. Allora, con calma. Ok. A posto, pulito tutto. Teddy. Grazie. Ah, pugile, cavolo.
Sì, ma queste avevano rapinato una distilleria. Ma com'è possibile che c'è tutta sta... tutto questo alcol? E che non siano morti di coma etilico? Grazie. A posto così? A posto così. Ok, abbiamo ancora 30, proviamo a vedere la struttura subito dopo. Ti prego, dimmi che ti bughi come quello di prima. Ti prego. No, lui non si è buggato. Vabbè. Vabbè, già che sono qui, veloce veloce. Bentornata a casa, signora. No, vabbè, vabbè, dai, questi qui li vendiamo. Vabbè, li mettiamo a posto, dai, basta. Via, via. Novantaquattro bottiglie di whisky vuote, perfetto. Allora, via, via, questo bisogna leggerlo. Ah, l'orsacchiotto è dall'altro lato. Dammi la O, dammi la O. A posto. Vabbè, questo giro entrerà direttamente da qua. Buonasera. Ok. Allora.
Ci sono delle tombe. Ah, dopo allora devo andare a vedere quelle tombe. Il cretino è di là. Ah, carino. Che si possa, che l'hanno collegato. E direi che proprio me ne approfitto. Ancora ubriaconi. Che pesa l'ira di Dio. Dai, 215. Sangue fresco, maturo al punto giusto. No, stavo guardando. Figa. Maleducata. Merda, ho preso... Ah. No. Veloci, veloci, veloci. Porca puttana. Ho assolutamente bisogno di mettere a posto le armature. L'armatura e l'elmo. Assolutamente. Sto cercando gente in cerca di guai. Potomac Atair ti porta. Sei inutile. Mi hai visto? Voi due. Se vuoi qualcuna di queste armi. Non ha niente. Allora, facciamo così.
cavolo. Grazie. Meglio di niente. Adesso però dovrei farcela. Verso. Non cadere per l'amor di Gesù. Ok. Ok. Allora. No, no, no. Porca. Sì, ma non mi date roba che pesa l'ira di Dio, mannaggia. Ok. Ah, giocavano a fare il piccolo chimico. Prego, dimmi che... 252. Vabbè, porca... di ubriaconi. Ah.
Ok, vuoti. Va bene, ultimo avanti e indietro e poi andiamo a vedere quella tenda e andiamo a vedere papà. E poi direi, se abbiamo tempo possiamo ancora esplorare un pochino. Hai deciso di dare un'occhiata? No, è soltanto la roba che ti ho venduto io. Vabbè. Grazie. A posto, la signorina. Sono felice di rivederti. Signorina, cosa le diamo? Soltanto il pacco di sigarette. Se ti serve qualcosa. A posto. Direi di entrare. Ah, l'hanno bloccata questa. Stronzi? Velocemente. A posto. Qui in mezzo non c'è niente. Ok. Allora, io andrei a vedere quella tenda. Perché secondo me c'è qualcosa di croccante lì dentro. Ed è anche vicina.
rapido 360. Ok. Ah, cavolo. Armi energia. Va bene. Oh, mamma mia. Ah, è vero che l'altra volta sono entrato qui perché mi avevano inseguito. Di solito ce n'è uno con il fucile d'assalto cinese. Dove sono gli altri due? Ok, c'è solo lui. Se è vero, l'altra volta ero corso qui sperando di salvarmi, invece erano entrati anche loro. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Allora. Terminale di difficile per la cassaforte, immagino. Che dovreste essere tutta più o meno tutta a sinistra. Perfetto. Solo una? Arca miseria. Allora, proviamo. Ah. Ok. Posto così? Qui c'è qualcosa da toccare, da tirare, niente, niente. Niente. Ok. Mettiamo a posto, vendiamo qualcosina e andiamo a vedere papà. Andiamo avanti un pochino con la quest principale. È bello vederti viva e vegeta, signor. Ora.
dammi la O. Qui invece ci dobbiamo mettere lei, lei, lei e lei. Denaro. L'orecchio, petardi, rottami e a posto. Qui ci mettiamo soltanto questo, questo, questo. Ok, prendiamo della roba, vendiamo e via. Oh, mammina bella. Ok. Vendiamo direttamente da Moira al massimo sotto al dock. E bisognava andare a Redivet City. Sì. Dimmi che hai delle armature. Vabbè, dai. Per caso hai forcine? No. E allora ti pio queste. Allora. Buona caccia. Vabbè, dai, va bene così. Andiamo da papà. Papà dice di no. Ah. Vabbè, dopo, dopo. Sì. Ok. Cercando gente in cerca di guai. Mi hai vista? Buongiorno. Cosa vuoi? È un'area ad accesso limitato. Ne ho abbastanza di ripeterlo. Io... Sei tu. Santo cielo, gli assomigli tantissimo. Sei la figlia di James, vero? Che ci fai qui? Come sai chi sono? Ci siamo già incontrati. Conosco mio babbo, l'hai visto? Dov'è mio pappo? Dimmelo subito. Calma, calma! Che ci fai qui? James ha detto che eri ancora nel Vol. Senti, questo è davvero irragionevole. Tuo padre si è presentato qui come se niente fosse successo. Ci aveva abbandonato. So che aveva i suoi motivi. So che è stato per proteggerti. Eppure... Il progetto Purezza era la nostra vita. Era l'unica cosa che contava. E lui ha mollato tutto. Ci ha abbandonato e fummo costretti ad andare avanti. Gli ho già detto che è tutto finito. Non si torna indietro. Il progetto Purezza è stato un fallimento. E lui deve andare avanti. Vuoi dire che non l'hai trovato? Pensavo che ti avesse mandato lui qui.
Quanto a questo, tu non dovresti essere in un vault. James ha detto di averti lasciato là. Non si tratta di me, si tratta di mio padre. Allora, dov'è? Ho lasciato il vault per cercarlo. Al diavolo il vault. Non mi rinchiuderò lì. Capisco. Così hai deciso di lasciare uno dei luoghi più sicuri della zona contaminata, anche se restare era la cosa migliore per te. Mi suona familiare. Beh, temo che tuo padre non sia più qui. Beh, non so dove sia. L'ultima notizia che ho è che voleva tornare al vecchio laboratorio. Ora potresti andartene per cortesia? Devo lavorare. Ti dirò la stessa cosa che ho detto a tuo padre. Non andare. Qualsiasi cosa sia rimasta là, non vale più la pena. Il progetto è stato abbandonato. Abbiamo mollato tutto. Non c'è motivo di tornare là. Bene. Fa come credi. È nel vecchio Jefferson Memorial, a nord-ovest, lungo il fiume. Quell'idiota? Se n'è andato tanto tempo fa. Molti neanche lo ricordano. Affermava di aver trovato un bottino segreto di tecnologia da qualche parte sulla nave. E poi è scomparso. Credo di sì. Ho lavorato con loro per vari anni finché tua madre morì. E tuo padre decise che era ora di andarsene. Cos'altro vuoi sapere? Vuoi aiutarmi in qualche modo? Senti, non voglio sembrarti scortese, ma ho già i miei problemi. Non ho i mezzi per sostenere gli stupidi sforzi di James o il tuo corrergli dietro. Mi spiace. Su via. Ah, 53%, un po' pochino. Mi spiace, non sono in condizione. Va bene così. Sì? Ehi, cosa sei? Una sorta di assistente di laboratorio? No, hai un aspetto un po' più stagionato. Per caso sei disponibile? Divertente! Hai frainteso la mia metafora sulle osservazioni che gettano discredito. Ho bisogno di qualcuno del posto, sai? Qualcuno che abbia verve. Ho riposto male una proprietà molto delicata. Come posso spiegartelo in maniera da fartelo capire? Ciò che sai dei robot si limita a quei secchi di bulloni, quei signor stringimi la mano e simili. Beh, un robot può essere anche altro. Sai, nel Commonwealth abbiamo creato persone artificiali, umanoidi sintetici. Ah, ok. Per pensare, sentire e fare qualsiasi cosa ci serva. E saltuariamente diventano confusi e si allontanano. L'android è morto, vedi, questo è un componente interno. La bugia, a me sembra schiavitù, interessante. No, tecnodiscorsi Zimmer. Diciamo la bugia. Cosa? Fammi vedere. È un neuroservo, unico per A321. Io... Ah, sì, è vero. Di averlo trovato sul suo cadavere? Suppongo che non avessi avuto alcun altro modo per procurartelo. Dannazione. Temevo che potesse succedere qui fuori in questa zona contaminata. Bene, eccoti 50 tappi per il disturbo. Cerca di comprarti un'istruzione qui fuori in questo inferno. Buona giornata. Vabbè, dai, abbiamo ricevuto del karma. Va bene. Ok, quindi bisogna andare nella zona contaminata, sì? Cioè in capitale. È subito qui. Ma sì, è lì. Come siamo messi con il peso? 67.
Perfetto. Sarà di qua. Entrata. Non mi sputi la robaccia in faccia. Ah, è un brutto. No, stop! Belle le granate. Grazie. Arrivo subito da lei. No. Vabbè però. Un po' di forza in quelle braccine. Niente. Vabbè. Direi di... Torretta. Pure uno. Pure due. Pure tre. Ah, vabbè, ci sono poche parole. Sbagliato. Dove va? Ultime parole famose. Pulito? No. Ok. Allora, loot selvaggio.
Grazie. Ok. Va bene. Allora, io incomincerei proprio dall'inizio dall'inizio. Ci stiamo pericolosamente avvicinando ai 290. Quel martello adesso si farà sentire sull'inventario. Arca miseria. A posto così? A posto così. Minchia che scomodo avere un tubo così. Ok. Allora, inizio. Qui non c'è niente. Scrivania? No. Mannaggia la roba buggata. Allora, riparo e continuo a esplorare. Allora, rotonda. Ah, che cazzo di paura. Ricordo. Questo è l'end, è la zona dell'endgame vanilla. Dove sono gli altri?
Aspetta. Mi facci dare un'occhiata. Permesso. Ok, qui non si può andare. Ok, cosa devo cercare? Cerca gli oronastri. Ascolta la voce numero 10. Sono andato al volte 112 per cercare qualche documento di Brown che mi aiutasse a far funzionare questo purificatore. So solo che si trova a ovest di un posto chiamato Evergreen Mills, in un garage. Non posso perdere le sue tracce. Ci siamo vicini. Ma questa è la maledizione del progetto Purezza, no? Un'eternità di ci siamo quasi. Vediamo se Brown può aiutarci a trovare. Ok, va da un certo Brown nel volo 112. Gift shop. Ah, abbiamo fatto il giro. Ok. Basement. Esploriamo un ciccinin e poi vado a liberarmi. Un fucile d'assalto cinese! Mi serve! Grazie. No. Si sposti da lì che c'è della roba. Porca. Ok. Come sono messo col peso? Ancora qualcosina posso vederlo? Dammi il rastrello. Tutto mio. Recuperato un po' di peso ed è cosa buona e giusta.
tutto vuoto. Di qua cosa c'è? Ah, giocavano a baseball. Merda, sono pesante. Bisogna andare a fare un girettino veloce veloce. Di qua. Allora, io direi andiamo a consegnare subito quegli AK. C'è ragione di rimanere qui, no? Pistole, pistole. Bene, allora me li prendo. Ora fammi controllare quanti altri me ne servono. 10? Non male, non male. Ma ho ancora bisogno. Non hai arma. Mannaggia. Vabbè, ti prendo degli steampack e. Basta così, cavolo. Ok, qui ci liberiamo un po'. Altro cliente. Ok, a posto. Qui chissà perché non mi fa fare il viaggio rapido. L'atmosfera è piuttosto tranquilla da queste parti. Vediamo una bella. No, posiamo due cosette a casa. Pam. Acqua sporca, qui niente, qui niente, qui abbiamo qualcosina, assolutamente niente, via le palline da baseball.
1, 2 e 3. Ok, finiamo di pulire il memorial. Non ho visto qui sopra. Eccola là. Mindframe. Ok. Sarà roba di questo, comunque sia. Quindi. Non ho voglia di prendermi radiazioni. Posto così? Neggia la roba buggata. E qui ho fatto il giro. Sì, quindi manca. Ok, neanche un libretto, niente. Va bene. Allora, mezz'oretta direi che possiamo spenderla nell'esplorare un cicinin. Arca miseria. E vorrei andare a vedere. Ah, è anche vicino al forte. Ah. Vorrei andare a vedere quel satellite che c'era verso di qua. No. Oh beh.
Ah, proprio dietro il culo ce l'avevo. Perfetto. Dai! Cazzo, come Dark Soul che c'è lo spazio per lanciare una freccia, ma non ci passa perché... Vabbè. Gentilissimo. Allora, dicevamo... Quello lì. Altri rinnegati. E lì c'è un Ditch Claw. Non mi dispiacerebbe se quel bambinone andasse contro di loro, ma no, si stanno allontanando. Vabbè. È partita la musica. Grazie. Grazie. Ah, ce ne sono altri. Voi siete pazzi. Veloce, veloce, veloce. Aspetta che sono menomato la gambina. Ah no. E volevo raccoglierla, vabbè. Buonasera. Ah, compagnia dell'artiglio. Cosa facevate qui, giusto per curiosità? Roba, facevano roba. Ovviamente disarmato, no, è furtivo.
Aha. Però devo fare attenzione perché poi dopo sopra ci sono due lanciamissili, quindi un altro 20 di spazio se ne va. Ma dovrei farcela. Dovrei. Ok, fuori uno. No. No. Oh, mi è venuto per un attimo la paura che usasse il lanciamissili qui dentro. E ah. Perfetto. Dicevamo. Avvio lancio. Eccoti qui. Continua a sparare. Cosa ho fatto? Non vedo niente. Dove ho lanciato? Dai, non ho visto. Porca. Eccoti qui. Compagnia dell'artiglio. Mamma mia, che dito in culo che sei, ragazzo! È arrivata la tua. Ho lanciato dei missili qua vicino. Va bene. Allora, direi che terminiamo visitando quel piccolo molo. Ah, l'ha distrutto. Boh. Certo che mettere un nemico proprio lì quando ti fa vedere della roba, non... vabbè, forse era meglio se andavo prima, lo uccidevo e dopo attivavo, però... Allora, vediamo questo piccolo molo e poi torniamo a casa, ci mettiamo a posto e domani continuiamo.
Sempre se non peggioro con le mie condizioni. Sentite, come messo non c'è... Ah, non c'è fiamme, perfetto, andiamo di lui. Grazie. Grazie. Quel piccolo molo era qui. Eccolo qui. Voi cosa siete? Questa è buggata. Ci sono alcune cose di cui dovremmo parlare, se sei d'accordo. Vogliamo parlare del governo, o più precisamente del tuo governo, cara America, l'enclave. Ma chi è l'enclave? Oh, è semplice. L'enclave sei tu, America. L'enclave è tua sorella, tua zia, la tua amica, la tua vicina. Sì. L'enclave sono io. Certo. Come vostro presidente è mia responsabilità sovrintendere alla nostra grande democrazia. Quindi, come tuo presidente, io sono la voce, il cuore e l'anima dell'enclave. Vale a dire, sono la voce, il cuore e l'anima dell'America. Ma solo insieme possiamo sperare che il nostro piano sia... Salve. Che piacere vederti. Ah, schiavisti. Ciao. Ehi, sto cercando degli schiavi che sono scappati. Li hai visti? Non possono essere andati lontano. Ok, ci lavorerò sopra. Eccoti 50 tappi. Ora, dove sono quei dannati fuggitivi? Non sembra che tu abbia realizzato con chi hai a che fare. Non fare domande di cui non vuoi sapere la risposta. E vedo dell'altra robetta lì. Ok. Direi basta così. Giusto un'occhiatina. Cosa c'è di qua? A parte un Remir look. Due Remir look.
Dai, va bene così, va bene così. Adesso ci mettiamo a posto e domani continuiamo a cercare papà. Dai, non posso neanche saltare. Guarda, lo facciamo solo perché devo... Sì, hai bisogno di qualcosa? Allora. Spero che oggi tutto proceda bene per te, sì. E ora? Qui mettiamo... sacche di sangue e basta. Posto così. Qui prendiamo il tutto da lavoro. Qua già che ci siamo ci mettiamo a posto. Allora. Qui tutto da vendere. Ah, sì, i vestiti. Ah, queste possono essere interessanti, perché forse si possono riparare con qualcos'altro. Ah, il cibo, il cibo. A posto. Allora. Finché non troviamo libri. Allora. Va bene. Ah, il pigiama sexy non si può riparare. Allora ripariamo i due cosi, le due lingerie. Allora. Via, 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 via. Questa la teniamo. Via, 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 via.
Ah, è vero, perché sono scemo. Appena arriverò a 100, mannaggia a voi. Questi stranamente non me li stacca. Arca miseria. Ok, allora, domani con cosa andiamo? Questi sono da vendere. Andiamo con fucile laser? Ma sì. Sto vendiamo queste ultime cose e va bene così. Vabbè, dai, la tuta da lavoro ce la teniamo. Dai, almeno oggi sono andato un goccino avanti. Sì, sì, lo so. Merda. Male la gola. Ehi. Cosa stai guardando? Hai deciso di dare un'occhiata al... Ah, bene, 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 bene. Dimmi che hai anche l'elmo. Stupendo. Ah, non ho preso la roba da vendere. Grazie. Prendo un attimino la roba da vendere. Mi sono dimenticato. Così vediamo se hanno anche dei fucili d'assalto cinesi. Buongiorno.
Ok. Ti prego, dimmi che rimane ancora giorno. Sì. Buongiorno. Hai deciso? Ok, dicevamo. Uccida Sal. Ah, merda, non ce li ha. Vabbè. Altro cliente. A posto. Non pensare nemmeno di entrarci. Ok. Hai qualcosa per un drink? Ne ho proprio bisogno. Hai saputo della rissa al Muddy Rudder la scorsa notte? Già, Beldo dovrà sostituire. Va bene, ecco. Anzi, finiamo dando l'ultimo fucile d'assalto, dai. Sulla testa. Salutami io oggi. Fuori con Ymir la settimana scorsa, vero? Preso qualcosa di buono? Ehi, rieccoti. Hai trovato qualcosa di buono? Avete bisogno di pistole? Bene, allora me lo prendo. Ma... non male. Dovremmo essere a 11. Quindi ancora 9. A posto. Salva. E per oggi va bene così. Signori, come sempre, grazie a tutti per aver seguito, grazie a tutti per quelli che seguiranno il VOD su YouTube. Scusate se ho giro un po' sottotono, però non sono in gran forma. Diciamo che non potevo neanche permettermi di saltare, perché comunque siamo lì, giugno sta per finire, luglio. Quindi spero di non peggiorare, diciamola così. Per il resto... statemi bene, passate una buona serata e ci vediamo, sempre se non peggioro, domani sera. Ciao 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 a tutti. Ciao 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 ciao.